Ciao ragazzi, bentornati! Qualche video fa abbiamo parlato dell'inquadratura, oggi però voglio approfondire l'argomento parlandovi della scala dei piani. Andiamo! Eccoci, ragazzi, prima di partire col nostro discorso voglio ricordarvi, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video. Partiamo subito con una domanda: quando nasce il cinema? Il cinema alle origini si caratterizzava per la costruzione di uno spazio filmico simile alla realtà teatrale. Così come questi era percepito da uno spettatore seduto in una posizione ottimale, diciamo al centro di una sala e possibilmente in una delle prime file. Questi film erano formati da un'unica inquadratura, quindi nessun montaggio, e dalla cinepresa fissa, quindi nessun movimento di camera. Dominavano immagini in cui i personaggi occupavano lo spazio compreso fra una metà e i due terzi della verticale dell'inquadratura. La cinepresa era quasi sempre posta in posizione frontale, altezza occhio, in modo da posizionare i personaggi al centro dell'immagine. Possiamo definire tutto questo come grado zero del linguaggio cinematografico, la condizione minima affinché un film possa esistere, ma niente di più. Secondo gli storici, però, il cinema come forma di espressione originale e autentica nasce quando, all'interno di una stessa scena, iniziano a variare la distanza e l'angolo di ripresa della cinepresa. Nel precedente video che ho fatto sull'inquadratura, vi lascio il link qui sotto in descrizione, uscirà anche qui da qualche parte qua sopra il link, andatelo a vedere. Come dicevo, l'inquadratura non implica soltanto uno spazio profilmico, ma anche un punto di vista, quello della macchina da presa, attraverso cui questo spazio è visto, ripreso e mostrato allo spettatore. E allora che cosa si intende quando si parla di scala dei piani? Si intende la differente possibilità di un'inquadratura di rappresentare un elemento profilmico da una maggiore o minore distanza. In realtà bisognerebbe parlare di impressione di distanza, in quanto la rappresentazione più ravvicinata o più distanziata dipende non solo dalla posizione della camera, ma anche dalla scelta della lunghezza focale dell'obiettivo. Quindi la scala dei piani parte da inquadrature più ampie e distanziate per arrivare a inquadrature più ravvicinate e dettagliate. Andiamo a descrivere meglio questi campi. Iniziamo dal campo lungo o lunghissimo. È quel tipo di inquadratura che abbraccia una porzione di spazio particolarmente estesa. La sua funzione è principalmente di tipo descrittivo. Se la figura umana è presente al suo interno, essa è per lo più ridotta a semplice elemento ambientale, subordinata alla rappresentazione del paesaggio. È un tipo di figura ricorrente nei film western, che rappresenta spesso una realtà in cui l'uomo è parte integrante della natura stessa. Il campo medio invece ristabilisce un certo equilibrio nei rapporti tra l'ambiente e la figura umana, dal momento che questa occupa circa un terzo o una metà della verticale dello spazio rappresentato. È un tipo di inquadratura che ripropone il punto di vista dello spettatore teatrale e che dominava alle origini del cinema. Passiamo ora alla figura intera, dove la figura umana occupa un'altezza pari a due terzi o più della verticale dell'immagine. Queste inquadrature affermano la centralità del personaggio, il suo predominio rispetto all'ambiente. Poi abbiamo il piano americano, ovvero dalle ginocchia in su. Nasce per esigenza nei film western, dove bisognava inquadrare anche la pistola nella fondina. Mezza figura dalla vita in su. Primo piano dalle spalle in su, primissimo piano solo volto, particolare una parte del volto o del corpo, dettaglio riguarda il piano ravvicinato di un determinato oggetto. A tutto questo è necessario aggiungere il campo totale. Spazialmente è abbastanza vicino a un campo medio o lungo, ma il suo elemento predominante è quello di rappresentare per intero o quasi un ambiente interno o esterno circoscritto e in particolare di mettere in campo tutti i personaggi che prendono parte alla scena rappresentata.
Quindi, riassumendo, il piano d'insieme, cioè il piano totale, dà la sensazione di una visione globale del fenomeno. Il piano medio stabilisce un contatto umano, intimo, tra lo spettatore e il personaggio. Infine, con l'aiuto del primo piano, lo spettatore entra nell'intimità di ciò che succede nello schermo. Ecco quindi che abbiamo spiegato che cos'è la scala dei piani, quali sono e la loro funzione. Io spero che abbiate trovato utile questo video, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se li conoscevate e qual è il vostro preferito. Io adoro i primi piani e i dettagli. Grazie ancora per aver guardato e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!